Allora, prima di tutto, grazie e sono veramente contento di continuare a far parte di quella che è la comunità di Matesis. Anche per me questi incontri sono forieri di tanti stimoli e di tanto interesse. Quindi grazie a tutti voi e un grazie particolare anche al professor Antonio Criscuolo. E il tema di oggi, diciamo, è piuttosto, non saprei come definirlo, se difficile, controverso o comunque, diciamo, richiede effettivamente una attenzione particolare, perché la geometria della meccanica quantistica effettivamente costituisce un problema più che essere una realtà. E cercherò un po' dal punto di vista storico, senza entrare in molti dettagli tecnici, di far comprendere, diciamo, quali siano i punti più rilevanti per orientarsi, ecco, in questa problematica. Allora, chiaramente, dal punto di vista storico, ma anche per comprendere concettualmente la questione, non possiamo prescindere da una consapevolezza, che è quella appunto che la meccanica quantistica non ha costituito e forse in qualche modo, per certi versi, non costituisce ancora un'unica teoria, cioè nel senso che ci sono state varie formulazioni dal punto di vista storico, ancora oggi se ne propongono altre, e questo veramente porta a una grande complessità, per cui i discorsi in un certo senso andrebbero contestualizzati rispetto alle varie versioni della meccanica quantistica che noi analizziamo. Cioè, la realtà storica e anche la realtà di ricerca intorno alla meccanica quantistica non è sintetizzabile in un manuale. E i manuali stessi in qualche modo semplificano le cose. Allora, noi sappiamo che la meccanica delle matrici nacque come prima forma, diciamo, fra il 1925 e il 1926. Ci fu un primo lavoro di Heisenberg, a cui poi ne seguì uno di Born con Jordan e poi uno cosiddetto dei tre uomini, Heisenberg, Born e Jordan. In qualche modo, in reazione a questa meccanica delle matrici, sorse la meccanica ondulatoria di Schrödinger e si sviluppò praticamente nello stesso anno, sempre del 1926, anche la formulazione di Dirac che chiamiamo dei quantum numbers. Poi chiaramente ne sono state fatte altre di versioni della meccanica quantistica, fra le più importanti quella di von Neumann e Feynman, ma vi dicevo, si tratta proprio di una molteplicità. Ecco, qui poi per chi vorrà eventualmente approfondire sugli articoli originali, questa
Queste varie versioni della meccanica quantistica ho messo nella presentazione anche i riferimenti bibliografici. Alcuni di questi lavori si possono leggere anche in traduzione italiana. In particolare, poi di grande rilievo anche per la questione che tratteremo oggi, è l'articolo del 1927. Di Heisenberg, sul contenuto intuitivo della cinematica e della meccanica quanto teoriche, che presenta per la prima volta le cosiddette relazioni di indeterminazione. Ecco, nel 26 ci sono anche i lavori di Schrödinger, e Schrödinger in qualche modo cerca di dimostrare un'equivalenza delle due meccaniche, della meccanica delle matrici e della meccanica delle onde che lui stesso aveva formulato. Chiaramente questa possibilità di confrontare le due forme di meccanica allora proposte si basa sull'identificazione di certe condizioni in cui deve valere un certo teorema di equivalenza, ma anche in qualche modo ha costituito, diciamo, la necessità di modificare le due stesse forme di meccanica nella loro versione originale, per in qualche modo venirsi incontro, possiamo dire. In effetti, anche la formulazione di Dirac è diversa in un certo senso, una unificazione effettiva per certi versi è stata realizzata in una nuova forma nel lavoro molto noto di Dirac del 30, appunto, sui principi della meccanica quantistica. Dobbiamo ricordare anche che in effetti una nuova dinamica di tipo quantistico era già stata proposta da Poincaré nel 1912. Anche questo è un fatto da piuttosto singolare, capire come è stata quasi del tutto disconosciuta, si tratta di un lavoro anche molto complicato dal punto di vista matematico, e Poincaré usava, per così dire, degli strumenti matematici che molti altri fisici non avevano. Questo comunque arricchisce e rende ancora più complesso il quadro della meccanica quantistica. Qui ho scritto elettromagnetica perché in effetti Poincaré partiva da questa idea di ricondurre la meccanica a concetti fondamentali dell'elettromagnetismo, e in particolare al concetto di campo elettromagnetico. Ecco, questi sono gli articoli che riguardano l'equivalenza delle meccaniche dal punto di vista bibliografico. Chiaramente, vi dicevo, le meccaniche sono state in qualche modo modificate per avvicinarsi l'una all'altra. In particolare, appunto, molto brevemente possiamo dire che Schrödinger, per rendere la sua meccanica
equivalente a quella di Heisenberg, diede un contenuto operatoriale alle grandezze fisiche che intervenivano nella formulazione della sua meccanica, dove questi operatori sostanzialmente svolgevano un ruolo simile a quello delle matrici nella meccanica delle matrici. E anche per quanto riguarda quello di Dirac, la formulazione di Dirac, i cosiddetti quantum numbers svolgono questo ruolo delle matrici di Heisenberg, Born e Jordan, cioè sono dei numeri di natura diversa. Ora preciseremo anche in che senso. Poi ci fu l'intervento di Born sull'interpretazione della funzione d'onda di Schrödinger in termini probabilistici per poter far sì che questa equivalenza sussistesse a tutti gli effetti. La formulazione, anche dal punto di vista matematico, di Schrödinger presenta una serie di limiti, cioè nel senso delle condizioni, delle ipotesi di partenza, e su questo, in qualche modo contemporaneamente lavorarono sia Pauli, la cui equivalenza è contenuta in una lettera pubblicata postuma da van der Waarden molti anni dopo, e poi dal fisico Eckhart. In ogni caso, tutta questa questione dell'equivalenza delle varie forme di meccanica quantistica, dal punto di vista teoretico, non presenta tutta una serie di punti lacunosi che sono stati bene messi in evidenza in un articolo storico epistemologico nel 1997 da un certo Müller, che parla appunto di mito dell'equivalenza. Ma per il momento andiamo avanti appunto, vediamo di evidenziare quali sono i punti di partenza della riflessione che portò all'elaborazione della nuova meccanica. Questi punti di partenza vengono in qualche modo presentati anche da Heisenberg già nel lavoro del 1925, e Heisenberg dice che bisogna seguire un metodo come quello già usato per la formulazione della dinamica relativistica, riferendosi alla relatività speciale, dove appunto erano stati eliminati i concetti di spazio, tempo e moto assoluti della meccanica newtoniana, in quanto considerati grandezze inosservabili. In effetti questo passo fu compiuto per primo da Poincaré, ma fu seguito certamente anche da Einstein, che fu il riferimento per Heisenberg. Questo principio, in qualche modo, è un principio costitutivo unitario, se così possiamo dirlo, delle rivoluzioni del Novecento, sia dal punto di vista della relatività, sia dal punto di vista della fisica quantistica, o almeno così lo enfatizzò
in un lavoro del 1939, Arthur Stanley Eddington, che parlava di una nuova fase della fisica moderna, appunto, che si era esplicata attraverso le rivoluzioni della relatività e della fisica quantistica, in cui era stato necessario anche per creare le nuove teorie una nuova prospettiva epistemologica, cioè in cui l'epistemologia rientrava come parte della riflessione fisica ed era strappata alla speculazione filosofica più generale. E appunto il principio epistemologico di base era questo dell'eliminazione delle grandezze inosservabili, cioè in qualche modo un ritorno, se vogliamo, a un principio metodologico costitutivo, il principio metodologico sperimentale, che avrebbe dovuto, diciamo, portare a una non introduzione di grandezze per principio inosservabili, cosa in cui invece si era ricaduti attraverso l'opera di Newton, che per quanto meritevole e grandiosa, aveva introdotto, diciamo così, delle grandezze che non erano sperimentalmente conoscibili. Da questo punto di vista, in quegli stessi anni si sviluppò una posizione epistemologica che viene chiamata operativismo fisico, di cui il massimo rappresentante è Bridgman, per cui bisognava in qualche modo rendere necessaria una definizione operativa delle grandezze fisiche, cioè una definizione che facesse riferimento alle operazioni sperimentali di misura delle grandezze per la loro definizione. Ecco, questo cambiò il quadro epistemologico, ma anche ontologico delle teorie fisiche, perché le grandezze fisiche non vengono considerate soltanto e più nella loro pura oggettività, ma per come in qualche modo sono definite da una soggettività sperimentale, se così la vogliamo chiamare, che però non ha quegli aspetti di arbitrarietà della soggettività umana, in quanto negli esperimenti in qualche modo la soggettività è costituita dagli strumenti scientifici di misura, che possono essere usati da tutti nella stessa maniera, con esiti, diciamo, ripetibili da qualsiasi soggetto umano. Ma questo è un aspetto, diciamo, più filosofico su cui al momento non ci soffermiamo. Dopodiché c'era anche effettivamente un problema concreto da affrontare, perché chiaramente al di là, come sapete, della problematica dell'esperimento del corpo nero di cui si occupò Planck, che di solito viene nominato come punto di partenza della fisica quantistica, chiaramente, come sapete, vi dicevo, ci si scontrò con il problema della conoscenza del mondo microscopico, atomico e subatomico, in qualche modo
I primi anni del Novecento furono gli anni in cui, da un punto di vista sperimentale, si poté dare una conferma a quella che fino ad allora, in un certo senso, era stata un'ipotesi, l'ipotesi atomistica sulla struttura della materia. E gli atomi e in qualche modo le parti che lo costituiscono, quelle che possiamo chiamare le particelle subatomiche, non sono, come dire, direttamente visibili, e quindi le grandezze che in qualche modo caratterizzano l'atomo e il mondo subatomico, possono essere conosciute solo attraverso misure indirette. E in particolare, come mise in evidenza Heisenberg già nel 1925, solo per esempio nel caso di un elettrone nell'atomo, attraverso la misura dell'intensità e della frequenza delle radiazioni elettromagnetiche emesse o assorbite appunto dall'elettrone, in una transizione di stati. Quindi, in questo caso l'eliminazione delle grandezze inosservabili, era effettivamente, diciamo, richiesta. Visto che, le grandezze fisiche erano conoscibili solo per il mezzo delle radiazioni elettromagnetiche emesse o assorbite nelle transizioni atomiche, Heisenberg ne concluse che non avesse più significato fisico, e quindi in questo senso significato sperimentale, parlare di grandezze fisiche come funzioni continue del tempo. Allora sostituì le funzioni continue del tempo con delle tabelle discrete di valori numerici. E in particolare poi si avvalse prima della trasformata di Fourier per ricondurre, diciamo, le funzioni continue in qualche modo a una somma di contributi di funzioni di tipo ondulatorio. E poi creò queste tabelle discrete di valori numerici legati alle componenti della trasformata di Fourier. Heisenberg non conosceva il calcolo matriciale, inventato in qualche modo intorno a metà 800, e per la verità non era dentro neanche lo stesso Max Born, ma Max Born in qualche modo ne parlò in un treno, in un particolare scompartimento in cui era seduto, e quando scese giù si fece avanti una persona che lo aveva ascoltato, che era appunto Pascual Jordan, che gli disse che sapeva come affrontare il suo problema perché queste tabelle a cui facevano riferimento non erano altro che le matrici che erano già usate dai matematici. Ecco, se noi studiamo l'origine dell'articolo del 1927 di Heisenberg, che presenta le relazioni di indeterminazione, ci rendiamo conto, ed è anche palese dalle prime righe, diciamo, dell'articolo, che Heisenberg arrivò a queste relazioni di indeterminazione dalla prospettiva di una discontinuità dello spazio e del tempo. Quindi lo spazio e il tempo non potevano più essere considerate delle grandezze continue dal punto di vista matematico,
Sostanzialmente lui le aveva sostituite con delle matrici. Fra l'altro, in questa prima fase della meccanica quantistica, è da sottolineare anche il fatto, che già Dirac nello stesso 1926 aveva tentato di dare una versione relativistica del problema quantistico, in cui il tempo compariva sullo stesso piano delle grandezze spaziali e quindi veniva introdotto un operatore, un quantum number legato al tempo. E quindi già Dirac parlava di quantum time. Questa natura operatoriale del tempo, che noi sappiamo che oggi non è più posta come tale nelle formulazioni rigorose della meccanica quantistica, perché dà una serie di problemi dal punto di vista della rappresentazione matematica del tempo, invece fu fondamentale anche per ricavare le relazioni di indeterminazione di Heisenberg del 1927. Qui già, se volete, si inizia a delineare qual è la problematica relativa alla questione della geometria nella meccanica quantistica, perché appunto Heisenberg esordisce sottolineando la discontinuità dello spazio e del tempo. In particolare, ci sono le lettere con Pauli che sono molto interessanti per comprendere come nacquero queste idee in Heisenberg. Insomma, il lavoro sul 1927, del 1927 di Heisenberg nacque soprattutto attraverso un confronto serrato con Pauli, in cui appunto Heisenberg parla dello spazio e del tempo come concetti statistici, come la temperatura e la pressione, senza più un significato effettivo per un corpuscolo individuale. E poi anche ribadisce che è completamente impossibile che il mondo sia continuo, non si capisce più che cosa significhi la parola onda o la parola corpuscolo, e la conseguenza è appunto che se lo spazio-tempo è discontinuo, la velocità in un punto definito non può avere alcun significato, perché per definire la velocità in un punto vi è bisogno di un secondo punto infinitamente vicino al primo, e questo è impossibile in un mondo discontinuo. Quindi, per come Heisenberg presenta la questione, diciamo, le relazioni di indeterminazione sono un esito della discontinuità delle grandezze fisiche, in particolare dello spazio e del tempo. Vediamo più in dettaglio, perché questo è un punto cruciale riguardo alla questione del problema della geometria della meccanica quantistica. Allora, chiaramente noi abbiamo una definizione solida della velocità in termini della derivata dello spazio rispetto al tempo. E quindi, se noi abbiamo degli intervalli spazio-temporali tali che non sono mai passibili, diciamo, di essere portati attraverso un'operazione di limite a zero, quindi non è possibile effettuare il limite del rapporto incrementale,
perché non possono tendere a zero, allora la velocità non è definibile se lo spazio e il tempo sono discontinui e quindi non è definibile neanche la quantità di moto. Allo stesso modo si può pensare per l'altra relazione di indeterminazione che è presentata nel lavoro del 1927 da Heisenberg, se si fa presente che anche nella definizione dell'energia è presente una pulsazione omega che è associata a una velocità angolare. E quindi quel limite che rappresenta la possibilità di calcolare dal rapporto incrementale la velocità angolare non è effettivamente realizzabile se lo spazio-tempo è discontinuo. Qui il passaggio da la copia da un articolo a un altro ha trasformato omega in una W, ma si tratta di una omega nell'espressione dell'energia. Quindi praticamente le indeterminazioni sperimentali non sarebbero altro che il corrispettivo delle discontinuità matematiche delle grandezze fisiche. Ecco, dicevo che però Heisenberg non si limitò a questa considerazione sulla discontinuità delle grandezze fisiche per ricavare le relazioni di indeterminazione, ma le relazioni di indeterminazione riguardano appunto gli errori statistici delle misure di spazio e di tempo. In particolare per quello che ci riguarda, oltre che della quantità di moto e dell'energia, e come è noto, cercò di esemplificare la questione attraverso l'analisi della misura delle grandezze fisiche, per esempio, relativamente a un elettrone, cioè come calcolare, come misurare la posizione di un elettrone, avrebbe in qualche modo comportato un disturbo, un invio di un fotone per poter, fra virgolette, illuminare l'elettrone. E quindi la sua presentazione fece pensare che le relazioni di indeterminazione avessero la loro origine in un problema di disturbo della misura e che quindi fossero un problema sostanzialmente di carattere gnoseologico e non ontologico. Questo ci può fare capire anche un atteggiamento come quello di Einstein, che considerò, diciamo, incompleta la meccanica quantistica perché appunto sembrava che trattasse di grandezze fisiche e della loro conoscibilità più che della loro definizione. Quindi lo portò in qualche modo a tentare di superare questi problemi di carattere gnoseologico, cioè sulla conoscenza di queste grandezze fisiche. Nonostante tutto questo, Heisenberg afferma già nelle prime righe del lavoro del 1927 che, in una maniera tutto sommato piuttosto singolare, se
se ci possiamo esprimere in questo modo, diciamo, appunto, scrive che è necessaria una revisione dei concetti cinematici e meccanici classici all'interno della nuova prospettiva quantistica. Per esempio, appunto, la posizione e la velocità. Ma non è necessaria una revisione della geometria dello spazio-tempo. Cioè, in qualche modo, questo punto di vista sembra in contraddizione per certi versi con lo spirito dell'articolo del 1925, perché da un lato si rende conto che non potendo misurare posizione e velocità simultaneamente, allora bisogna rigettare il concetto di traiettoria. Quindi non è più possibile formulare una legge oraria della posizione come una funzione continua del tempo. E dall'altra parte però sembra che sganci da questa problematica la definizione della geometria dello spazio-tempo, che in un certo senso può restare valida nella sua, per così dire, caratterizzazione matematica astratta, indipendentemente dal significato fisico che noi possiamo attribuire. O meno, per esempio, a un concetto di linea o di curva all'interno della geometria. Come è noto, sulla questione intervenne subito Bohr. Bohr addirittura intervenne mentre Heisenberg stava terminando il lavoro del 1927. Perché Heisenberg era andato in Danimarca da Bohr per appunto collaborare sui problemi della fisica quantistica. Bohr in qualche modo ne era il mentore ed era un punto di riferimento per tutte le questioni legate alla nuova fisica quantistica. E però Bohr mancò un paio di giorni in cui Heisenberg scrisse questo articolo famoso del 1927. Quando tornò e lo lesse, gli chiese di non pubblicarlo. Ci fu, a quanto racconta Heisenberg, un contrasto piuttosto netto che portò Heisenberg alle lacrime. Ma Heisenberg restò comunque convinto della opportunità della pubblicazione del suo lavoro del 1927 e si limitò ad aggiungere un post-scriptum all'articolo in cui dichiarava che sostanzialmente alcune cose del suo articolo in un certo senso andavano chiarite, diciamo così, se non riviste, attraverso una serie di considerazioni che Bohr aveva fatto e che sarebbe stato lì per pubblicare. In effetti, Bohr intervenne subito sull'argomento. A livello di conferenze e manoscritti già nel 1927 partecipò a un congresso commemorativo di Volta a Como, appunto nel settembre del 1927, presentando la sua posizione. Poi è rimasto un manoscritto inedito dell'ottobre del 1927 e poi ci sono appunto tre articoli pubblicati, di cui uno è questo del congresso a Como.
Bene, questi articoli riguardano il cosiddetto principio di complementarità. Bohr che cosa dice a proposito delle relazioni di indeterminazione di Heisenberg? Che non è solo la discontinuità dello spazio e del tempo, il disturbo della misura a provocare l'indeterminazione sulle grandezze cinematiche e meccaniche, ma piuttosto la complementarità di nature contraddittorie della realtà fisica. Molto spesso, per come viene presentato, nei manuali di meccanica quantistica, il principio di complementarità di Bohr viene, trattato come una sorta di interpretazione del principio di indeterminazione, se così lo possiamo chiamare, di Heisenberg. In effetti, Bohr aveva parlato di complementarità già prima, e la complementarità a cui si riferiva Bohr era soprattutto quella del modello ondulatorio e del modello corpuscolare per rappresentare una particella subatomica come l'elettrone. Secondo Bohr, quindi, non era tanto appunto la discontinuità all'origine delle relazioni di indeterminazione, ma appunto la complementarità necessaria fra i modelli ondulatorio e corpuscolare che facevano dell'elettrone in un certo senso una realtà piuttosto singolare e paradossale dalla duplice natura. Probabilmente questo l'ho indagato in un'altra occasione, come alcuni hanno già prospettato, effettivamente Bohr, si hanno delle tracce in questo senso, fu molto influenzato per certi versi dagli scritti di Kierkegaard, e Kierkegaard aveva un atteggiamento, diciamo, riguardi generali dei problemi della conoscenza della realtà, certamente influenzato dalla fede. Per cui Kierkegaard pensava che la ragione dovesse in qualche modo accettare le conclusioni paradossali che la fede faceva emergere. In particolare, fra questi paradossi c'era quello legato all'interpretazione della persona del Cristo, che secondo il dogma sviluppato fra il IV e il V secolo d.C., in una serie di concili, appunto, il Cristo aveva due nature, in qualche modo contraddittorie l'una con l'altra, quella umana e quella divina, e se anche questo rappresenta una contraddizione dal punto di vista logico e razionale, solo questa posizione che si attiene al paradosso, cioè in qualche modo all'incomprensibilità di questa realtà, poteva essere considerata come una conclusione valida. Kierkegaard rifuggiva dai tentativi di sintesi delle contraddizioni presentati dalla filosofia di Hegel, e la ragione in qualche modo doveva riconoscere il paradosso. Ora, Bohr, che non era una persona di fede, però fu influenzato comunque da queste posizioni nel suo studio della realtà fisica atomica e subatomica. Quindi per lui era essenziale
si riconoscesse questa duplicità di natura dell'elettrone, una corpuscolare e un'altra ondulatoria, per quanto fra loro fossero contraddittorie. E da questa contraddizione non si poteva uscire con una nuova prospettiva sintetica. Bisognava attestare in qualche modo lo scacco della ragione rispetto a questa contraddittorietà della realtà subatomica. Ecco, Bohr, più che altro, se si leggono questi articoli scritti da Bohr sulle relazioni di indeterminazione, appunto, presentare il proprio principio di complementarità come un'interpretazione del principio di indeterminazione di Heisenberg, che ci dice che le relazioni di indeterminazione di Heisenberg non sono altro che un caso particolare di questa più generale, di questo più generale principio di complementarità. Ora, il principio di complementarità di Bohr riguarda effettivamente varie analisi. Bohr parla di complementarietà fra la teoria classica corpuscolare e la teoria classica ondulatoria. Parla anche di complementarità, e questa ci riguarda maggiormente per il nostro tema di oggi, fra la rappresentazione geometrica spazio-temporale dei fenomeni e una rappresentazione che usi il principio di causalità. Ma poi parla anche di una complementarità fra il principio di sovrapposizione delle onde, i principi di conservazione dell'energia e della quantità di moto, e ancora fra la definizione operativa delle grandezze fisiche e l'osservazione dei loro mutamenti. Quindi fra definizioni degli operatori e della funzione d'onda. Quindi, senza soffermarci troppo su questi vari tipi di complementarietà analizzati da Bohr, possiamo comprendere come, dalla prospettiva di Bohr, le relazioni di indeterminazione non sono, che un caso particolare, non rappresentano che un caso particolare di questa generale complementarità che deve guidare la nostra comprensione della realtà fisica, altrimenti contraddittoria. E come dicevo un attimo fa, appunto, per noi è particolarmente rilevante la questione della complementarità fra descrizione geometrica spazio-temporale e descrizione causale. Quindi, detto per inciso, ma è una cosa su cui vale la pena soffermarsi un attimo, la posizione di Bohr è molto radicale e la teoria quantistica. In realtà a Bohr si presenta la fisica quantistica come una sorta di, se possiamo chiamarla così, una sorta di metateoria che sorge non sinteticamente, non come una sintesi, ma come una contraddizione di più teorie che vengono mantenute su uno stesso piano. Le stesse formule quantistiche esprimono una contraddizione di più leggi fisiche che sono in qualche modo complementari fra loro. È noto che un principio epistemologico che in qualche modo guidò la costituzione stessa della fisica quantistica fu il principio di corrispondenza. Il principio di corrispondenza non era altro che un principio epistemologico secondo il quale
la nuova teoria da costituire, in questo caso quella quantistica, doveva in un certo limite contenere la teoria che l'aveva preceduta. Questo, per esempio, era il modo in cui aveva operato anche qualche anno prima Einstein per la formulazione della teoria della relatività generale. E se noi seguiamo i passi che Einstein aveva seguito dal 1907 al 1915, in cui pubblicherà la prima, diciamo, versione finale della teoria della relatività generale, Einstein si muoveva nel tentativo di far sì che appunto la nuova teoria corrispondesse in un certo limite alla vecchia, cioè in qualche modo la contenesse come una teoria più generale. E quindi questo principio epistemologico di corrispondenza era un principio guida nella costituzione di nuove teorie fisiche. Così successe anche per la fisica quantistica. I vari autori, lo stesso Heisenberg, si preoccupavano di far vedere come la fisica quantistica ridesse in un certo limite la teoria classica, però qui Bohr pone un problema in un certo senso insuperabile, perché fa vedere che non c'è un'univoca corrispondenza con la fisica classica. C'è una corrispondenza molteplice, almeno duplice, fra una teoria classica ondulatoria e una teoria classica corpuscolare. E quindi questo è molto interessante dal punto di vista della costruzione della fisica quantistica da parte di Bohr. Però c'è un problema che io esprimo in questo modo a proposito della complementarità fra rappresentazione geometrica spazio-temporale e principio di causalità. Cioè si arriva in qualche modo a non poter più tenere per buona la costruzione della relatività speciale, atta a in qualche modo individuare l'identità di una particella fisica in termini delle varie regioni dello spazio-tempo, che solitamente, come sapete, vengono distinte a partire da un evento particolare in regioni che sono potenzialmente connesse causalmente a quell'evento, e queste regioni solitamente vengono individuate come un valore positivo del S quadro, perché appunto si tratta di connessione fra due eventi tra cui è possibile lo scambio di un segnale che viaggi alla velocità della luce, perché la distanza nello spazio in qualche modo è minore, o meglio il quadrato è minore, diciamo, della distanza percorribile dalla luce al quadrato. Ecco, allora nella relatività speciale
La connessione causale era legata ad una rappresentazione geometrica degli eventi. Ora, è proprio questo che non è più possibile, a livello quantistico. Perché se definiamo una relazione causale attraverso relazioni che sussistono fra energia e quantità di moto, allora, le grandezze spaziali e le grandezze temporali risultano indeterminate e il quadrato dell'intervallo spazio-temporale non è definito, cioè può essere positivo o anche no. In qualche modo il segno è indeterminato. E quindi non si possono più distinguere nello spazio-tempo le zone di causalità e quelle altre che solitamente vengono chiamate di simultaneità o sincronicità, rispetto a un evento. Quindi, quando noi andiamo a vedere la distanza spazio-temporale, l'intervallo spazio-temporale fra due eventi, non possiamo stabilire se si riferiscono a una stessa particella fisica o meno. Ecco, è questo quanto emerge direttamente dall'analisi di Bohr del problema. L'altra cosa che rende ancora più complessa la questione è che Bohr, partendo dal suo principio di complementarità, trova delle altre relazioni di indeterminazione. Anche qui, molto spesso nei manuali, diciamo, non si fa attenzione al fatto che le relazioni di indeterminazione che trova Bohr non coincidono con quelle di Heisenberg, perché appunto non riguardano il prodotto degli errori e degli errori sperimentali elaborati statisticamente, e quindi effettivamente le relazioni di indeterminazione che trova Bohr fanno vedere che la questione è di portata ontologica e non puramente gnoseologica, non è puramente un problema di conoscenza sperimentale delle grandezze. Da che cosa parte Bohr per ricavare le sue relazioni di indeterminazione? Bohr parte dalle relazioni di Einstein de Broglie, che connettono, come è noto, gli aspetti corpuscolari agli aspetti ondulatori della realtà fisica, per esempio, di un elettrone. Relazioni appunto di Einstein e De Broglie sono E uguale a nu e P la quantità di moto uguale ad H su lambda. Quindi c'è una connessione tra grandezze potenzialmente di tipo corpuscolare, come l'energia, la quantità di moto, e la frequenza e la lunghezza d'onda, che sono appunto grandezze ondulatorie. E Bohr riprende delle relazioni che sono di definizione praticamente di un pacchetto d'onde. Che in qualche modo si comprende può essere associato a una particella quantistica tramite queste relazioni e vede che appunto per le proprietà del pacchetto d'onde che riguardano la larghezza di banda delle frequenze e l'intervallo temporale coinvolto, si hanno delle relazioni che sono traducibili, oppure la relazione anche fra lunghezza d'onda e numero d'onda in un pacchetto, sono delle relazioni che sono traducibili appunto matematicamente in maniera banale, a delle relazioni
di indeterminazione, dove però in questo caso delta P e delta E connessi appunto a delta X e a delta T non hanno il significato di errori di misura, ma appunto di mutamento reale di queste grandezze all'interno di una rappresentazione tramite pacchetto d'onde. Scusate, qui c'è un errore, qua c'è un riferimento appunto al monocromatico, al caso monocromatico, e insomma c'è una differente caratterizzazione spazio-temporale in generale di un'onda che appunto non è una particella, ma è una forma di moto. E quindi chiaramente è il modello ondulatorio che porta alla non localizzabilità spazio-temporale, a meno in qualche modo se si vuole preservare, diciamo, l'analisi della struttura dell'onda, mentre una localizzazione spazio-temporale come corpo materiale di una particella quantistica non ne permette una comprensione come forma di moto, cioè come onda. Allora, vediamo di analizzare la questione da un punto di vista più generale dei rapporti fra discipline. Se con la teoria già della relatività speciale si era ribaltato il rapporto gerarchico fra geometria e fisica, perché la geometria non veniva più assunta a priori come una base su cui costruire la dinamica, cioè non si sceglieva più di partire da una geometria euclidea già definita come tale, ma appunto come nella via che aveva seguito Poincaré, che si rifaceva al programma di Erlangen e di Klein, la geometria veniva ricostituita in termini del gruppo di trasformazioni algebriche dell'invarianza in forma delle leggi dell'elettrodinamica, le trasformazioni appunto di Lorentz, che possono essere chiamate anche di Lorentz Poincaré, perché come sappiamo nella loro versione, diciamo, corretta, intervenne Poincaré con una lettera del 1904 a Lorentz, che poi è stata pubblicata dopo la morte di entrambi. Non solo, insomma, veniva ribaltato questo rapporto, per cui si costituiva una priorità della dinamica rispetto alla geometria. Ma in effetti questo ribaltamento di gerarchia aveva portato a una costruzione completamente nuova, perché come a volte giustamente si sottolinea, diciamo, presentandola con un nome diverso, lo spazio-tempo a quattro dimensioni non è propriamente una costruzione puramente geometrica, ma costituisce quella che appunto è stata anche battezzata come una cronogeometria. In sostanza, non si tratta più di una vera e propria geometria nel senso tradizionale, perché l'introduzione del tempo come quarta dimensione, nella quarta dimensione, in qualche modo, diciamo, ne modifica l'essenza, se così vogliamo, esprimerci.
qual è questa differenza che noi possiamo sottolineare a questo riguardo? Che appunto una descrizione geometrica si adatta alla descrizione di corpi materiali che possono anche essere considerati inquiete. La cronogeometria, come si può dedurre dallo studio dei lavori in cui fu introdotta, e in particolare, come ho già riferito in un'altra occasione, qui alle conferenze di Matesis, fu introdotta in un lavoro presentato il 23 luglio del 1905 da parte di Poincaré presso il Circolo Matematico di Palermo, in un articolo che poi fu pubblicato nel 1906. Cioè, Poincaré introduce prima di Minkowski lo spazio-tempo a quattro dimensioni, dove appunto le trasformazioni di Lorentz sono considerate come le rotazioni di questo spazio a quattro dimensioni, perché introduce questo spazio-tempo a quattro dimensioni? Perché Poincaré è legato a quella visione elettromagnetica della natura che riconduce le particelle materiali al campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico in termini ondulatori è qualcosa che non può sussistere in quiete e che è sempre da rappresentare in termini sia di spazio che di tempo, cioè come tutte le funzioni ondulatorie sono funzioni di spazio e tempo. Quindi una rappresentazione geometrica non si addice più, puramente geometrica, non si addice più alla rappresentazione di un campo fisico. Ci vuole una cronogeometria e uno spazio-tempo. È questo che ci dice in sostanza Poincaré. Il discorso del rapporto tra geometria e dinamica si complica con la teoria della relatività generale del 1915, perché non solo la relatività generale implica uno spazio-tempo a quattro dimensioni, appunto, una cronogeometria, perché è necessario anche in questo caso? È necessario in questo caso anche perché l'ente fondamentale che è descritto nella teoria della relatività generale, al di là della veste matematica che può in qualche modo nascondere il contenuto intuitivo, è il campo gravitazionale. È il campo gravitazionale che viene a sostituire nella nuova teoria l'azione a distanza istantanea di Newton, è qualcosa che necessita di una descrizione spazio-temporale in quanto intrinsecamente una funzione dello spazio e del tempo. Però nella teoria della relatività generale, siccome appunto in qualche modo noi sappiamo che i corpi materiali si muovono in un campo gravitazionale che è diffuso in tutto lo spazio e che in qualche modo costituisce lo spazio appunto in cui si muovono i corpi materiali, si deve scegliere uno spazio-tempo curvo pseudo-riemanniano, come quello prescelto da Einstein, proprio perché il campo gravitazionale comporta, diciamo, dei moti in generale dei corpi materiali in generale su traiettorie. Su traiettorie curve. Insomma, il rapporto fra geometria e dinamica si stringe ancora di più perché, in un certo senso, come sappiamo, la cronogeometria della relatività generale è molto più di una semplice geometria, ma è la stessa dinamica, del campo gravitazionale.
Quindi la geometria ingloba dentro di sé la dinamica, oppure potremmo dire, da un punto di vista fisico, che la dinamica determina, appunto, ribaltando ancora la gerarchia fra matematica e fisica, la cronogeometria che la descrive. Ecco, solitamente quando parliamo della fisica quantistica e dei rapporti fra matematica e fisica all'interno della fisica quantistica, facciamo riferimento al ribaltamento di un altro rapporto gerarchico, in analogia a quanto accade fra geometria e fisica nelle teorie della relatività. Praticamente, appunto, la prima cosa che balza agli occhi è il ribaltamento del rapporto gerarchico fra aritmetica, algebra e fisica. Perché, appunto, la fisica quantistica non prende come suo fondamento matematico, assunto a priori, l'aritmetica e l'algebra tradizionali, ma appunto l'aritmetica e l'algebra vengono ridefinite a partire dalla fisica, in termini appunto di una nuova algebra delle matrici, una nuova algebra degli operatori, una nuova algebra dei Q-number. Queste algebre, non l'abbiamo detto prima, lo sottolineiamo adesso, appunto hanno in comune il fatto che non soddisfano più il principio commutativo del prodotto. Quindi le grandezze fisiche non sono più rappresentabili dai numeri tradizionali, presentano delle proprietà più complesse e queste proprietà più complesse possono essere in qualche modo rappresentate solamente da algebre e da aritmetiche, se così le vogliamo chiamare, non commutative. Questi sono i Q-number. I Q-number sono dei numeri che non seguono più il principio commutativo del prodotto. E quindi, come nel caso della teoria della relatività generale, la relatività generale aveva portato all'acquisizione di una geometria non euclidea, in questo caso la fisica quantistica porta a un'algebra non commutativa. E questo è necessario proprio perché il principio di indeterminazione è strettamente legato alla non commutatività delle matrici o degli operatori che rappresentano le grandezze fisiche e, in ultima analisi, la non commutatività riguarda la questione dell'impossibilità di misurare simultaneamente grandezze coniugate all'interno della teoria fisica. Meno trattato, ma ugualmente presente nella fisica quantistica, è il ribaltamento del rapporto gerarchico fra logica, teoria degli insiemi e fisica. E in effetti, se noi andiamo a vedere le ricerche che sono fiorite già a partire dagli anni 30, la fisica quantistica porta alla ridefinizione di una logica che ancora è oggetto di dibattito su quale effettivamente sia la logica che esprime in maniera più semplice e più diretta la fisica quantistica. Comunque è sorta tutta una molteplicità di cosiddette logiche quantistiche e anche addirittura si è riformulata la teoria degli insiemi in termini di una teoria quantistica degli insiemi.
Ora, questi rapporti fra matematica e fisica quantistica sono senz'altro molto interessanti, ma non fanno ancora riferimento, alla geometria. In particolare, poi, un altro dei problemi è quello dell'analisi del calcolo differenziale. Perché, per esempio, e qui è utile tornare alle differenti formulazioni della meccanica quantistica in origine, la meccanica delle matrici non usa l'analisi, si basa su leggi puramente, algebriche, dove appunto le matrici sostituiscono le funzioni continue che erano le soluzioni delle equazioni differenziali. Mentre invece la meccanica ondulatoria di Schrödinger usa l'analisi, un'equazione differenziale a derivate parziali, ma ovviamente in questo caso, secondo la prospettiva dell'equivalenza fra le due meccaniche, è stato necessario ridefinire le onde di questa meccanica non più come onde di materia come le pensava Schrödinger, ma come onde di probabilità, quindi come onde non fisiche, e la descrizione, in termini di equazioni differenziali, quindi attraverso l'analisi, sarebbe possibile semplicemente per il fatto che le grandezze in gioco trattate da questa equazione di Schrödinger sono di natura puramente matematica, le onde di probabilità che possono continuare a essere trattate come funzioni continue. Come vi dicevo, da tutto questo quadro non emerge chiaramente come possa essere trattata la geometria. Non è toccata da Heisenberg, ma sicuramente è rimesso in discussione il rapporto fra fisica quantistica e geometria. Ecco, in ogni caso, diciamo che per quanto il problema della geometria venga in qualche modo messo da parte, dal punto di vista fisico, diciamo, le grandezze geometriche sono comunque ridefinite, in termini sperimentali, nei termini della nuova cinematica e della nuova dinamica. Heisenberg dice che cambiano la cinematica e la meccanica e non la geometria, però, di fatto, nel momento in cui noi diamo una descrizione geometrica spazio-temporale dei fenomeni quantistici, la facciamo in termini non della geometria matematica astratta, ma in termini di una geometria fisica. Chiaramente dall'analisi di Bohr emerge che la descrizione geometrica è possibile solo nel caso in cui gli enti quantistici fossero riconducibili a meri corpuscoli materiali. In questo caso, noi ci soffermeremmo sperimentalmente sulle misure degli aspetti corpuscolari e in questi potremmo dare una descrizione geometrica. Quindi sorge una sorta di schizofrenia teoretica, lasciatemela chiamare in questo modo, per cui nel momento invece in cui vengono le particelle subatomiche vengono considerate come onde, siccome le onde rappresentano delle forme di moto, prima di tutto richiederebbero una cronogeometria, come sarà nel caso di Dirac, ma in ogni caso. Poi non permettono effettivamente la descrizione delle onde, diciamo una descrizione in termini ondulatori, non è una descrizione geometrica.
Dal punto di vista della discontinuità sottolineata da Heisenberg, sembrerebbe che si potesse realizzare una cronogeometria discreta. Però realizzare una cronogeometria discreta non porterebbe a tenere conto comunque dell'indeterminazione. Quindi la modifica della geometria implicita nella fisica quantistica non può consistere semplicemente in una sua discretizzazione. Ecco, qui c'è un'altra considerazione che possiamo fare e che in cui vi presento, diciamo, una mia prospettiva interpretativa personale, per cui chiaramente quando noi dobbiamo addivenire a quanto constatato da Heisenberg, per cui non è più possibile tracciare una traiettoria di un elettrone, cioè praticamente stiamo dicendo che è impossibile una rappresentazione geometrica del moto di una realtà quantistica come quella dell'elettrone. Come è noto, questo tipo di impossibilità si è cercata di aggirarla attraverso l'interpretazione di Feynman della meccanica quantistica. E come sapete, Feynman che cosa ci dice? Che in effetti non è vero che non è possibile tracciare una traiettoria, ma che noi dobbiamo considerare tutte le traiettorie possibili per rappresentare il movimento dell'elettrone. Quindi, diciamo che apparentemente questo potrebbe portare alla considerazione che la rappresentazione geometrica in termini di traiettorie è sempre valida. Solamente che dobbiamo dare infinite rappresentazioni geometriche del moto. Ora, chiaramente, questo comporta però, a mio avviso, per quanto produttiva l'interpretazione di Feynman, che ha portato all'elaborazione di, appunto, di una nuova formulazione della meccanica quantistica, cioè dire che noi dobbiamo tracciare tutte le infinite traiettorie possibili dell'elettrone per comprenderne il moto, significa comunque attestare l'impossibilità di una rappresentazione geometrica univoca. Dobbiamo tenere conto di tutte le leggi orarie possibili. Allora, quello che suggerisce l'interpretazione di Feynman, secondo me, è una soluzione più radicale che nessuno però ha portato in qualche modo avanti. Cioè, che in effetti, se noi seguiamo il ragionamento di Feynman, arriviamo subito a quanto proposto dal suo maestro John Archibald Wheeler negli anni 50, ha una nuova prospettiva che è quella della quantizzazione della geometria. Wheeler parla di questa quantizzazione della geometria nei termini di una supergeometrodinamica, cioè in cui praticamente si considerano tutte le cronogeometrie possibili, cioè noi per rappresentare geometricamente i fenomeni dobbiamo in sostanza calcolare un'integrale su tutte le geometrie o cronogeometrie che dir si voglia possibili. Però Wheeler, pone questa necessità della quantizzazione della geometria
solo nel caso del problema della quantizzazione della gravità e della quantizzazione della teoria della relatività generale. Quindi questo sarebbe necessario, secondo Wheeler e secondo tutta una prospettiva che ancora oggi si segue, che la quantizzazione della geometria sia necessaria solamente su scale della lunghezza, della cosiddetta lunghezza di Planck di 10 alla meno 32 centimetri. Dal mio punto di vista, probabilmente questa soluzione invece potrebbe già introdursi a una scala molto più grande come quella dei 10 alla meno 8 centimetri, con cui abbiamo a che fare con le realtà atomiche, perché diciamo considerare tutte le traiettorie possibili di un elettrone in pratica corrisponde a considerare una pluralità di tutte le geometrie possibili. Comunque andiamo oltre. Qui ci sono i lavori di Wheeler, i primi lavori di Wheeler sulla questione, in cui presentano appunto la quantizzazione della geometria. E chiaramente qui ho voluto poi citare anche un articolo del 34 di un grande matematico francese, ricordato poi soprattutto dall'epistemologo Gaston Bachelard, dove si fa riferimento al fatto che al di là della rappresentazione, diciamo, dei fenomeni dal punto di vista di Heisenberg, anche se si adotta la meccanica delle onde di Schrödinger, noi abbiamo a che fare con l'impossibilità di una descrizione geometrica, delle propagazioni d'onda. Scusa Enrico, Prego. se ti interrompo, perché ci sono diverse domande che sono già state poste in chat, ti volevo dire se tu preferisci fare un'interruzione adesso per rispondere un po' alle domande oppure se preferisci prima chiudere e poi dare un po' di tempo per le Sì, domande. perdonami perché non mi sono reso conto che è da più di un'ora che parlo, no? Sì, parecchio più di un'ora, ma noi non ci siamo accorti nemmeno noi perché ti abbiamo seguito con molto interesse e attenzione. Però a questo punto, poiché manca circa mezz'ora al termine, si tratterebbe di verificare tu come vuoi Sì. procedere. Cioè, se. Allora, quello che vi posso dire è questo, cioè secondo me, appunto, concludiamo in qualche minuto Sì, e perfetto. passiamo subito alle domande, anche se i discorsi sono tanti. Insomma, sostanzialmente il principio di indeterminazione porta, al di là di quanto dicevo un attimo fa, al fatto, che la dinamica non è traducibile in una rappresentazione cronogeometrica. Questo è un punto che secondo me, su cui si può convenire. Ci sono stati dei tentativi, solo per citarli, di creare delle geometrie non commutative, specialmente negli ultimi anni, ma secondo me questi tentativi sono falliti, sono delle pure costruzioni formali, sono delle algebre travestite che non ridanno contenuto geometrico alla dinamica quantistica. Dal punto di vista epistemologico, la fisica quantistica corrisponde a un crollo del paradigma geometrico della fisica di Cartesio. Un tentativo molto interessante è quello di un grande fisico che ho avuto il piacere di conoscere, che operava fra Napoli e Salerno, Edoardo Caglianiello, il quale riformulò la teoria quantistica in uno spazio delle fasi curvo.
Quindi riuscì a dare in un certo senso una forma geometrica alla teoria quantistica, però con un significato non geometrico, perché si tratta di uno spazio delle fasi curvo. Ma questa è un'operazione del tutto geniale, veramente unica nel panorama di questi problemi. Qui troverete anche i riferimenti ai suoi lavori in cui cerca una descrizione geometrica formale della meccanica quantistica. Ecco, poi c'è il problema a livello quanto relativistico, come emerse dai lavori pioneristici di Landau del 1930-31, in cui, insomma, il passaggio alla seconda quantizzazione viene descritto come insignificanza dei concetti di spazio e di tempo, oltre che di energia e quantità di moto, no? Per cui le variabili fisiche diventano i campi. E quindi questo comporta, a mio avviso, un'ulteriore rottura nel problema della geometria da associare alla fisica quantistica. Qui ci sono anche dei riferimenti. Il problema sorge appunto perché dal punto di vista relativistico bisogna dare un nuovo significato alla formulazione stessa del principio di indeterminazione che parla di impossibilità di misura simultanea delle grandezze coniugate. Il problema nasce da questo. Tutto questo comporta anche problemi, cioè porta a nuove relazioni di indeterminazione, al problema. Il problema dell'entanglement, secondo me, si chiarisce ulteriormente, ma qui non ho il tempo per farlo vedere. Ci sono tutta una serie di lavori sperimentali che provano in qualche modo l'importanza delle relazioni di indeterminazione relativistiche di Landau, del 30. La questione della teoria quantistica relativistica poi porta, come ho già accennato e come sapete, a una teoria di campo quantistico e quindi molto diverso, e con tutte le conseguenze che portano poi alla teoria della matrice S, dove, della matrice di scattering, dove praticamente l'unica cosa che possiamo descrivere è la probabilità di un processo, quindi rinunciando completamente alla descrizione spazio-temporale e geometrica del processo. Concludere con questa mappa, che forse può presentando essere di una qualche questa mappa che utilità, forse dove può essere di una cercavo qualche di sintetizzare il processo da storico. un concetto di spazio Che mitico a uno porta spazio da un geometrico concetto di spazio mitico a uno nei spazio pitagorici, geometrico, poi nei attraverso Platone anche in Euclide, Euclide, la geometria pratica, la geometria pratica, la che poi geometria viene ripresa meccanica di Archimede, che viene poi ripresa da Galileo e da Newton per la geometrizzazione del Galileo e da moto Newton per la per la geometrizzazione geometrizzazione del del moto moto nella nella rivoluzione scientifica, la geometria di analitica Cartesio, poi la costituzione di delle geometrie non Cartesio, poi euclidee, la la geometria costituzione delle differenziale della geometrie non geometria euclidea, euclidea, la geometria la differenziale della geometria cronogeometria della algebrica, relatività attraverso la il programma di cronogeometria della relatività Erlangen, di attraverso il programma di Klein, Erlangen, di Klein. Poi da un'altra parte in cui non abbiamo potuto fare Che riferimento alla va per geometria un altro frattale, suo, diciamo, per che un'altra va per sua un'altra direzione sua, di diciamo, per un'altra sviluppo, sua fino direzione di alla sviluppo, supercronogeometria di fino Wheeler e alla alla supercronogeometria di Wheeler e alla quantizzazione della geometria, che si può dire l'unica forma di geometria quantistica possibile. Ecco, mi fermo qua. Io inizio a porti una prima domanda che è stata posta in chat e si riferisce di Rosa Mottola e pone questa domanda: come si concilia la discontinuità delle grandezze fisiche, spazio e tempo con le grandezze non osservabili?
cioè la discretizzazione di alcuni aspetti fisici non consente la misurazione in alcuni punti o tempi. È da qui che nasce, cioè, l'inizio del concetto di misura probabilistica. Sì, certo. Praticamente la meccanica delle matrici che prevedeva prima grandezze puramente discrete e quindi discontinuità, diciamo, siccome in un certo senso presentava dei problemi matematici come legate alle equazioni, alle differenze finite a cui i fisici in un certo senso non erano tanto abituati, portò implicitamente alla preferenza nella trattazione dei problemi quantistici dell'equazione differenziale per quanto alle derivate parziali di Schrödinger. E chiaramente però per fare un raccordo con la discontinuità delle grandezze fisiche dell'algebra delle matrici, innanzitutto, vabbè, le matrici furono rese continue, furono tradotte in operatori continui, ma al di là di questo si passò a una sorta di metadescrizione in cui si potevano utilizzare ancora come grandezze continue le probabilità, e questo portava da un punto di vista matematico a una facilità per la maneggiabilità dell'analisi nella tradizione della fisica, almeno da un paio di, in un certo senso, da un paio di secoli. E quindi, anziché trattare direttamente con le discontinuità fisiche, si trattò di una descrizione probabilistica, no? Per cui la descrizione probabilistica comunque tiene conto, come diceva Bohr, non soltanto del problema della discontinuità, ma c'è qualche cosa di più, cioè tiene conto dell'indeterminazione che viene fuori da questo più generale problema, cioè che tiene conto anche della natura non definita o doppia delle particelle subatomiche come legate ad aspetti sia corpuscolari sia ondulatori. Quindi, per tenere conto dell'indeterminazione si deve passare alla prospettiva probabilistica e da questo punto di vista cambiare completamente la nostra concezione di scienza, cioè che passa da una concezione legata a certezze a una conoscenza puramente probabilistica della realtà fisica. Bene, senti, allora abbiamo ancora tempo per alcune domande. Io non seguirò l'ordine, poi semmai darò la parola a Ruben, che ha fatto una domanda che preferisco che te la faccia direttamente Ruben Sambadin. Io ti propongo, oppure chiedo a Salvatore Mattina, che è poi il collega che sta tenendo il corso parallelo di fisica di meccanica quantistica, se interviene lui per fare la domanda o la pongo io, è relativa al discorso anche, penso anche di Feynman. Salvatore, intervieni tu? Vabbè, D'accordo, sì. prego. Ma innanzitutto ringrazio il professore per la relazione, veramente densissima di spunti, sia storici, sia concettuali, sia interpretativi della meccanica quantistica. E io, ripercorrendo la sua relazione, mi è venuto in mente che il numero complesso, che è un ente che compare, diciamo, dappertutto, è un po' come il prezzemolo in qualsiasi formulazione della fisica quantistica, non è stato mai nominato. E mi chiedevo se, insomma, che tipo di interpretazione viene data riguardo al numero complesso.
Cioè, se si tratti di un fatto tecnico oppure di un qualcosa che possa avere diciamo, una sostanza più, tra virgolette, fisica, ecco, perché insomma, se togliamo il numero complesso, l'interferenza quantistica scompare, insomma. E questo, a mio giudizio, ma poi il mio giudizio conta pochissimo, ma anche il giudizio di Feynman, può essere un elemento. Insomma, significativo. Sì, certo. Io, come dire, per mia tendenza, anche perché poi, come dire, ho cercato di approfondire questi temi soprattutto da un punto di vista più che tecnico, da un punto di vista concettuale, e finisce che non do tanto risalto alla problematica tecnica in sé, ma che ovviamente è fondamentale, cioè, ed è per questo, in un certo senso, che l'interpretazione del formalismo matematico della meccanica quantistica è fondamentale. Certamente il numero immaginario compare anche nelle relazioni di commutazione degli operatori e quindi è al centro della questione dell'indeterminazione. Però, diciamo, io non so se è possibile farne a meno, se era questa la sua domanda, però la cosa che a me interessa di più è il suo significato fisico, cioè quindi il significato fisico di tutto questo sta, come diceva giustamente lei, nei problemi dell'interferenza quantistica, nei problemi dell'indeterminazione, cioè quindi al di là della rappresentazione matematica, per me è fondamentale far emergere i problemi concettuali, così anche riguardo al problema della geometria, no? Sì, sono stati tentati dei formalismi matematici che danno in un certo senso una veste geometrica molto sofisticata alla fisica quantistica, soprattutto nel campo delle geometrie non commutative, però poi, diciamo, non c'è dietro, secondo me, un significato fisico-geometrico effettivo, cioè è solamente un linguaggio matematico, come l'avrebbe considerato Poincaré, per cui, per quanto permetta di esprimere alcune realtà fisiche, probabilmente non ha una sua univocità e non ha un significato specifico. Quindi la questione della complessità della funzione d'onda e tutto quanto, poi noi che uso ne facciamo? Cioè, da un altro punto di vista, quando dobbiamo dare un significato fisico, ci riferiamo al modulo quadro, no? Della funzione d'onda che in un certo senso ci permette una riconnessione con la realtà e quindi. Siccome un mondo sotterraneo, professore, una specie di mondo virtuale, insomma, dal quale poi emergono le probabilità delle cose che accadono. Sì, ci sono delle riflessioni su questa questione. Se le interessa, da parte di Pauli, Sì, grazie. da parte di Pauli, soprattutto per esempio in traduzione italiana, in un testo che è stato pubblicato da Adelphi, di cui in questo momento mi sfugge il titolo esatto, però è uno solo il testo in cui vengono pubblicati, diciamo, il suo saggio che pubblicò insieme a Jung sull'influsso delle immagini archetipiche nella teoria di Keplero, ma ci sono anche riflessioni sparse sulla fisica quantistica, in particolare sul significato più o meno simbolico che per lui acquista
La questione dei numeri complessi e dei numeri immaginari nella fisica quantistica, però non credo che siano poi, come dire, così definitive come considerazioni. Cioè, io credo che ancora in gran parte, come dice lei, si tratta di qualcosa che ci sfugga un pochino. Sì, Sì, questo è un po', diciamo, come dire, un filo che hai ripercorso pure tu. Questa non è solo un'impressione, cioè la tua conversazione ci porta proprio a questa conclusione, nel senso che è tutto un divenire ancora in discussione. Io su questo vorrei richiamare l'intervento di Ruben Sabbadini, che sul contributo di Dirac. Non so se vuoi intervenire brevemente, Ruben, perché riguarda la questione puramente geometrica dell'esistenza del continuo spaziale. Ecco, se puoi riprogarla molto rapidamente, in modo che lasciamo il tempo sì, poi a questo intervento di intervenire. ovviamente sono questioni complesse. Intanto ringrazio del contributo del professore che ci apre sicuramente riflessioni ulteriori, insomma, non esauribili in questa conversazione. No, io mentre parlava mi chiedevo se in qualche misura una teoria di campo come quella di Dirac, che poi successivamente è stato citato Feynman, e anche su questo sarebbe interessante riapprofondire, ma non si può fare ovviamente, e in qualche maniera dava una possibile via d'uscita alle contraddizioni, diciamo, della prima meccanica quantistica. Questo era il senso della domanda, ma in parte è stato risposto nel corso dell'esposizione. E ripeto, molto stimolante tutto quanto, e dovremmo avere più tempo, più pazienza, forse anche più conoscenze, insomma, di quante me ne possa aver dato un corso di fisica all'università, insomma. Quindi grazie. No, grazie innanzitutto a voi per la pazienza e per l'attenzione, perché non mi sono reso conto che ho parlato più di un'ora e mezza, ma al di là di questo, diciamo sì, io sono d'accordo e in parte ne facevo riferimento in una slide che poi non ho letto e che ho fatto passare velocemente, in cui mi sembrano interessanti delle considerazioni che ha fatto Giuliano Preparata, questo grande fisico poco ortodosso, morto oramai da un po' di anni, che ha pubblicato delle sue riflessioni, diciamo, sui fondamenti della meccanica quantistica dal punto di vista, come dire, di uno che aveva le mani dentro la teoria quantorelativistica di campo, no? E lui pensa che effettivamente alcune delle contraddizioni che emergono nelle nostre rappresentazioni puramente quantistiche svaniscano nell'ambito della teoria quantistica di campo. Perché nella teoria quantistica di campo, in quella che una volta appunto veniva chiamata seconda quantizzazione, in sostanza non si fa altro che dare una nuova interpretazione alla funzione d'onda, che non è più una pura, come dire, grandezza che misura la nostra conoscenza di un sistema fisico, conoscenza probabilistica, ma si ritrasforma in un effettivo campo fisico, no? Campo quantistico, ma campo fisico. E quindi si dà nuovamente un valore oggettivo questa grandezza prima considerata come qualche cosa, diciamo, di puramente soggettivo, come una teoria soggettivistica della probabilità che in qualche modo la accompagnava. Questo, sia per Preparata, sia per me che lo seguo in questa prospettiva,
significa che la complementarità tra modello ondulatorio e modello corpuscolare non è simmetrica, perché in qualche modo si può effettivamente risalire a una descrizione unitaria, perché il concetto di campo permette in qualche modo di riassorbire al suo interno il concetto di corpuscolo. Quindi io lo vedo da questo punto di vista come una vittoria postuma della prospettiva di Schrödinger, in cui fondamentale il campo e la particella non è altro che un'eccitazione del campo. Quindi il concetto di campo permette in qualche modo di risolvere in sé la duplice natura di onda e corpuscolo su cui si ferma la meccanica quantistica. Ecco, credo che questo sia un superamento a favore di una considerazione della realtà fisica in termini di campo, cioè questa è la prospettiva che secondo Preparata emerge dalla teoria quanto relativistica, no? Che non a caso viene chiamata teoria di campo quanto relativistica, cioè quindi la contraddizione esistente nel modello di Bohr si risolve in una teoria di campo quantistico, non come quella a cui pensava Einstein di un campo unificato classico, ma in una teoria di campo quantistico. Non so se ho risposto in qualche modo. Direi di sì, hai risposto, ma hai continuato a darci nuovi stimoli e quindi suggestioni che andranno approfonditi in qualche modo, dobbiamo trovare la forma per farlo. E anche perché appunto leggo qui in chat, te la leggo perché appunto tu non puoi vedere, c'è ancora un intervento di Rosa Mottola che dice sarebbe utile approfondire i vari temi presentati in questa dissertazione, che apre ampi spazi di discussione che è filosofica, scientifica e anche teologica. Dimostra la complessità e la difficoltà a procedere in questo nuovo mondo quantistico. E effettivamente mi sembra che riassuma bene, insomma, anche la discussione che c'è stata in risposta alle domande che sono state poste. E la collega Chiara Lugli propone poi la lettura, hai fatto tu un cenno su questo, a Psiche e Natura Ah, di sì, il testo è questo, Psiche e Natura, sì. E quindi diciamo che a questo punto noi siamo soliti diciamo, chiudere in orario, per cui sono certo che i colleghi, molti si tratterrebbero ancora, però io direi di chiudere qui ringraziando e a microfoni aperti il professor Giannetto. Certamente avremo occasione con lui di nuovi incontri in futuro, perché ormai la collaborazione è consolidata. E poi il professor Giannetto, come dire, fisico, possiamo dire anche storico della matematica, della fisica, ma anche filosofo, epistemologo, insomma, sostanzialmente in ogni circostanza ci può dare una mano e una sua interpretazione che è sempre poi legata alla ricerca del momento, insomma, anche nella conversazione di oggi hai fatto dei riferimenti e delle, come dire, delle assunzioni che non troviamo nei libri o da altre parti. Si tratta proprio di stimoli, diciamo, anche della ricerca proprio più attuale. E questo per noi insegnanti è importante, insomma. Bene, direi allora che ci salutiamo per un prossimo appuntamento, sostanzialmente. Grazie, perdonatemi della troppa loquacità. No, è stato un Grazie per piacere, l'attenzione. immagino. No, grazie, è stato veramente interessante. Grazie. Complimenti veramente. Grazie mille, complimenti davvero. Grazie.